Intanto mi presento, anche perché è la prima volta che partecipo a una sessione online a nome Get Latest Version, quindi probabilmente molti non mi conoscono. Sono Fabrizio Morando, lavoro in Microsoft come Application Development Manager e come attività nello specifico lavoro proprio in ambito di gestione dei processi, DevOps, Agile e Software Quality. E insomma, questo è un po' il mio ambito, non a caso, insomma, partecipo a una community di questo tipo. Oggi, qual è l'argomento, che vorrei approfondire? È il test management fatto con il nostro tool Azure DevOps, in particolare da adesso che abbiamo, cambiato un po' prospettiva, abbiamo deciso di utilizzare una modalità diversa di utilizzo degli agent. Una volta avevamo una proliferazione di agent un po', che creava un po' di confusione, no? Esisteva il test agent, esisteva il build agent, e adesso è cambiata un po' questa prospettiva verso l'utilizzo di l'unified agent, ovvero un unico agent che serve un po' a tutto, serve a fare deployment e vedremo poi come questo agent servirà attraverso i deployment group. Per poter deployare, quindi installare un prodotto gestito con Azure DevOps all'interno di una vostra infrastruttura, che può essere cloud, Azure, può essere on-premise, quindi possono essere dei sistemi in platform as a service piuttosto che in infrastructure as a service o dei server proprio on-premise che voi avete in casa. Quindi sta cambiando un po' prospettiva da parte di Microsoft nell'utilizzo di questi agent, io spero semplificando. Quello che è un po' la percezione di questi tool, e credo che il fatto di avere un unico agent aiuti molto in questa fase di semplificazione. Ok, andiamo avanti e incominciamo a parlare un po' di che cosa sono queste delivery pipelines. Intanto, l'obiettivo di una delivery pipeline e quindi di quello che viene chiamato un processo di continuous delivery. Io do sempre per scontato che queste cose insomma, si sappiano, ma in realtà la differenza poi peculiare tra una continuous delivery e una continuous integration è sempre una cosa un po' difficile da capire. In realtà, secondo me, la differenza e la linea di separazione da questi processi invece è ben chiara. Per me, una continuous delivery inizia laddove termina un processo di build automation, ovvero dove, quando e cos'è un processo di build automation. Il processo di build automation succede quando, a valle magari di un cambiamento all'interno di una linea di codice del vostro SysControl, abbiamo parlato recentemente quindi in questa sessione di Git, ad esempio attraverso una commit, io faccio una modifica al mio codice, lì quindi dovrebbe partire in realtà un processo che viene chiamato Continuous Integration, ovvero la compilazione del vostro prodotto in maniera completamente automatica. Questo processo, che può essere lanciato ovviamente anche in maniera manuale, crea quello che è un package. Questo package ha una certa versione, viene deposto da qualche parte. Azure DevOps le chiama build drops, ovvero qualcosa, un contenitore che mi tiene diverse versioni del mio prodotto. Quindi un package opportunamente versionato avente certi canoni, no? Non appena uno di questi package ha una certa qualità, quindi gode di una certa qualità, viene definito promosso, quindi viene promoted, e quindi una volta che viene promosso deve essere portato, no? In determinati ambienti. Non è detto che sia produzione, potrebbero essere ambienti transitori, come un ambiente di test integrazione, un ambiente di collaudo, un ambiente di pre-produzione, no? Quindi è comunque un package che deve subire un processo attraverso una pipeline, quindi di promozione attraverso diversi ambienti sempre più pregiati, sino ad arrivare ovviamente alla vostra produzione. Poi il DevOps puro dice no places like production, quindi chi fa veramente DevOps puro punterà direttamente ad ambienti molto vicini, se non proprio la produzione, e quindi invece che passare per ambienti può passare per stage successivi, ad esempio attraverso quello che io chiamo il sistema deployment ring, dove io apro il mio servizio a pletore di utenze sempre più ampia, sempre più vasta. Questo è uno dei principi DevOps nel quale io un pacchetto lo fornisco direttamente a un utente perché
chi meglio dei miei end user mi possono dare un feedback concreto. Quindi tipicamente un processo di continuous delivery si compone di un provisioning on demand di ambienti, perché non ho detto che questi ambienti devono essere necessariamente già pronti. Io per motivi di costi, ad esempio, soprattutto si fa per cost saving, io preferisco crearmi gli ambienti, soprattutto quando essi sono solo di quality, quindi di test execution, soltanto quando mi servono. Quindi quello che a me piacerebbe fare in questo contesto è dentro queste pipeline anche la creazione di questi ambienti. In particolare un processo di continuous delivery si auspica mi crei tutto quello che è necessario per ospitare il mio prodotto che dovrà essere poi effettivamente deployato. Dopodiché cosa può fare un processo di continuous delivery? Mi può configurare questi ambienti con tutta la tecnologia necessaria affinché mi possa fare determinate azioni. Una di queste azioni è ad esempio l'argomento del quale mi piacerebbe approfondire oggi, il cosiddetto test management, il testing. Un server per poter fare del test deve montare tutta la tecnologia necessaria affinché questo test possa essere erogato. Innanzitutto io devo scegliere la tecnologia, quindi la linea tecnologica che voglio utilizzare per fare la test execution. Una volta decisa, io avrò un testing framework, ovvero tutto quelli che sono le librerie, i contesti, i file di configurazione, tutto quello che mi serve per far funzionare questi test. Quindi il mio processo di continuous delivery si deve anche occupare di deployare su questa macchina quello che è il mio testing framework, soprattutto quando questa macchina la creo ex novo, quindi la creo attraverso un template dove inizialmente non c'è nulla, non c'è né l'applicazione che voglio deployare né il framework di testing con il quale io dovrò utilizzare per effettivamente testare la mia soluzione. Alla fine finalmente deployerò la mia soluzione e poi terminerà tutto in assoluta bellezza con l'esecuzione dei miei test, siano essi funzionali, non funzionali, di test integrazione, insomma, quello che deciderò poi di mettere in campo. Ok, allora, Azure DevOps lo conosciamo oramai tutti, tra le tantissime caratteristiche che ha, è anche quella di realizzare queste continuous delivery pipelines. Poi lo vedremo brevemente attraverso una rapida demo come questa roba funziona. Azure DevOps quindi comprende un servizio first class di continuous delivery chiamato giusto appunto release pipelines. Le release pipelines di Azure DevOps lavora con un concetto di stage. Uno stage può essere o un ambiente oppure potrebbe essere, come vi dicevo prima, un deployment ring successivo. Quindi l'avanzamento a una pletora di utenze più ampia del mio processo disponibilità della mia applicazione al resto del mondo. Quindi la mia pletora di utenze che io voglio ovviamente far entrare nella mia piattaforma. All'interno di uno di questi stage troverò un concetto di jobs. Il job è fondamentale per Azure DevOps perché ogni job può essere eseguito con un agent diverso. Io avrò diversi agent, nonostante siano tecnologicamente lo stesso, potrebbe avere scopi differenti. Questo agent, ad esempio Azure DevOps, lo può mettere a disposizione come servizio e può essere esposto su un server Linux piuttosto che un server Microsoft come Windows sta a vostra discrezione scegliere su che sistema operativo volete lanciare una serie di task specifici, quelli che vedete all'interno dei job, che probabilmente saranno più efficaci o saranno obbligati ad essere lanciati su una macchina con un sistema operativo Windows piuttosto che su una macchina Linux oppure una macchina Mac. Questo qua dovete, deciderlo voi in fase di progettazione della vostra pipeline, con l'idea che queste fasi sono a completa vostra disposizione, ovvero voi deciderete quanti e quali task volete inserire in ognuno di questi jobs a seconda della fase
che è della tecnologia che volete utilizzare e ovviamente del sistema operativo sul quale voi volete che questi task vengano eseguiti. Ovviamente all'interno di una delivery pipeline esisteranno dei processi di approvazione. Questi processi di approvazione possono essere automatici o anche manuali, quindi manuali automatici. Voi mi direte, un'approvazione automatica come si comporta? Sono i cosiddetti release gates. I release gates, ovvero delle asticelle che io pongo all'interno di una mia pipeline per decidere quando è arrivato il momento di cambiare stage, ovvero quando è arrivato il momento di cambiare ambiente, passare ad esempio da un ambiente di test integrazione a un ambiente di collaudo. Io posso deciderlo o attraverso uno step manuale, qualche omino che decide a un certo punto guardando dei fogli, dei risultati magari di outcome, di test, o di quality del mio progetto, decide che è arrivato il momento di fare questa promotion, oppure un gate potrebbe essere anche automatico, un sistema che interroga la mia infrastruttura DevOps, ad esempio guardando quanti bug ci sono, oppure guardando la qualità del mio software sulla base magari di un processo di static code analysis che potrebbe essere eseguito con dei tool diversi come SonarQube oppure dei tool Microsoft proprio di gestione di questa analisi del codice statica. Ok, un altro concetto fondamentale prima di andare a vedere dentro il nostro Azure DevOps come si comporta una continuous delivery pipeline è il cosiddetto concetto di deployment group. Cos'è un deployment group? È un insieme logico di macchine target opportunamente taggate. Fate conto che il deployment group non è nient'altro che una visione di quello che è la mia piattaforma, il mio ambiente di destinazione, che ovviamente si può comporre di più macchine. Ognuna di queste macchine può essere quindi taggata. Ci possono essere macchine che rappresentano il mio front-end layer, quindi delle macchine propriamente web, dove io mi auspico, nel caso di Microsoft, ci debba essere installato Internet Information Server, IIS. Mentre su altre macchine che potrebbero essere taggate come database, come DB, invece voglio che sia installato e upgradato costantemente un database, può essere un SQL Server, ma qualunque altro database ovviamente, e quindi io voglio che tutte le operazioni di upgrade al mio database schema, piuttosto che a dei dati di input che io voglio, di data preparation che voglio andare a inserire nel mio database per fare in modo che i miei test poi vadano a buon fine, io devo andarli a fare su queste macchine. Ecco questi tag a che cosa servono fondamentalmente. Ok, andiamo avanti che vedo che il tempo è comunque tiranno. Allora, finalmente introduciamo questo concetto di Unified Agent. Chi ha già un po' di dimestichezza con l'operatività di Azure DevOps in ambito testing, sa che sino a qualche tempo fa esistevano dei task specifici. I task sono esattamente quelli del quali vi raccontavo prima, sono proprio degli elementi che io vado a trascinare dentro la pipeline. Il prodotto Azure DevOps è un prodotto visuale, no? La pipeline si compone visivamente attraverso un'interfaccia molto, molto semplice, dove io vado a trascinare i miei task dentro la pipeline e poi li configuro opportunamente. Quindi molto spesso la realizzazione e l'implementazione di una pipeline è relativamente semplice, perché non comporta lo scripting l'implementazione di uno script o del codice specifico, ma semplicemente il trascinamento e la configurazione di questi task. Vedete che con il vecchio modalità, quindi con i vecchi agent, io avevo due task ben specifici che si chiamavano Visual Studio Test Agent Deployment e Run Functional Test. Questi due task dovevano necessariamente essere eseguiti in coppia, altrimenti non funzionava, il tool non veniva eseguito in modalità corretta. Il primo serviva per il deployment di un test agent a una certa versione dentro un'infrastruttura di riferimento, e il secondo serviva proprio per lanciare i test che io dovevo eseguire proprio per garantire una certa qualità al mio software.
Questi due test, abbiamo queste due modalità, questa modalità di esecuzione, abbiamo deciso di deprecarla, quindi non si fa più così. Adesso esiste un concetto di Unified Agent. Le modalità per sfruttare questo agent sono i cosiddetti deployment group, dopodiché li andremo a vedere. Vedete ad esempio il titolo che ho dato a Selenium Test Execution fa proprio riferimento ad un deployment group specifico, ovvero io voglio eseguire dei Selenium test in questo caso su determinate macchine che io ho opportunamente taggato e sulle quali macchine io cosa voglio fare? Intanto installare tutto quello che mi serve. Vi ricordate qualche minuto fa che vi parlavo che una macchina che deve fare della test execution deve montare tutto il framework necessario affinché questa macchina possa eseguire questi test. Esiste un task specifico di Azure DevOps che si chiama proprio Visual Studio Test Platform Installer. Questo test platform installer installa tutto quello che serve per far funzionare una determinata pletora di tecnologie di test. Fra queste ci sono sicuramente tutta la tecnologia dello stack Microsoft, ma non solo. I miei test Selenium, ma molti altri test che vanno un po' sotto il cappello di open source, non ve li sto qui a citare perché sono veramente tanti, fanno già parte di questo Visual Studio Test Platform Installer. Tanto per farvela breve, Selenium, con tutte le caratteristiche proprie di Selenium, è compreso dentro questo task. Quindi veramente un grosso vantaggio mediante un click e un trascinamento di un task, io garantisco a una certa macchina di avere tutto il necessario affinché io possa lanciare dei Selenium test. Alla fine cosa faccio? Ho un task di Visual Studio Testing, che chiamerò Run Selenium UI Test, nel quale io vado proprio a identificare quali sono le DLL che mi contengono gli script che mi andranno poi ad eseguire questi test realizzati con Selenium. Ok, quello che avete sulla destra è esattamente una release pipeline, la vedremo poi direttamente dentro il tool, nei pochi minuti che ci rimangono, quando apriremo il tool, che ha un'interfaccia web caratteristica veramente ben fatta, adesso poi ultimamente abbiamo cambiato pure la UI, in maniera secondo me molto efficace, e questo è quello che vedete. La prima cosa che salta agli occhi è proprio il fatto che ci siano tre sezioni diverse. Ognuna di queste sezioni è proprio quello che vi dicevo prima, il job. Ognuno di questi job quindi si porta all'interno un agent ben specifico. Il primo job si chiama IIS deployment. L'IIS deployment mi aspetto che venga lanciato soltanto all'interno di un deployment group ben specifico, quindi una serie di macchine, ma ovviamente solo quelle taggate con il tag web, perché lì sopra mi aspetterò che esisterà un IIS server e sul quale io dovrò andare a deployare effettivamente il mio sito web realizzato con qualunque tecnologia. Il secondo job, SQL deployment, che ho chiamato SQL deployment, fa riferimento sempre allo stesso deployment group, però stavolta impatterà tutte le macchine che hanno come tag DB. Quindi io andrò a identificare soltanto le macchine che ovviamente sul quale c'è un SQL in questo caso installato, sul quale io voglio fare un upgrade specifico della mia infrastruttura SQL. L'ultimo job Selenium Test Execution è quello del quale vi parlavo prima, è il job che invece sarà lanciato su un altro agent ben specifico, e vi dirò perché ho bisogno di un altro agent per farlo, perché questo agent deve avere un'interattività all'interno della virtual machine di riferimento, perché eseguirà degli UI test. Cosa sono questi UI test? Sono proprio dei test nel quale si sveglia, ad esempio, un browser e si vede proprio una manina virtuale che va a cliccare opportuni controlli, opportuni bottoni,
E realizzerà quindi proprio un test a interfaccia. Vi ricordo che lo UI testing va sotto il cappello di black box testing, proprio perché nasconde completamente a chi fa questo tipo di attività la complessità dell'infrastruttura di riferimento. Mentre invece quello che importa è semplicemente l'interazione con gli utenti, quindi nella fattispecie i controlli del web browser in questo caso, che sono impattati proprio nella text execution. Test box piuttosto che dei controlli, dei bottoni. Ok, io direi abbandoniamo un attimo questa scusate, ok, e apriamo il browser, spero che vedete tutti. Ok, questo è Azure DevOps. Vedete che ho un processo di build nel quale noi non andremo ad indagare. Il processo di build mi fa la compilazione di tutto il mio prodotto. Qual è il prodotto in questo caso? È un prodotto, scusate, vediamo se ce l'ho ancora in canna, eccolo qua. È praticamente il Parts Unlimited, ovvero è un'applicazione, una sample application che noi utilizziamo per fare proprio questo tipo di demo operative, che è un sito web in ASP.NET molto comodo per questo tipo di esecuzione. Quindi quello che farà Selenium in questo caso sarà proprio andare a insistere su questo sito e farmi alcune operatività completamente in automatico. Ok, quindi la build terminerà con la compilazione di questo sito, no? Quindi avrò tutto quello che è il pacchetto che mi andrà a installare questo sito web da qualche parte, e poi mi farà la compilazione anche dei Selenium test, quindi mi farà contestualmente anche, mi creerà queste librerie che contengono proprio gli script compilati. In questo caso ho utilizzato .NET che insiste direttamente con il framework di Selenium per poter fare questa text execution. Ma andiamo nella parte un po' più interessante, adesso acceleriamo un po' perché vedo che siamo quasi al termine, e andiamo a vedere il progetto, questa delivery pipeline, come è stata costruita. Ne abbiamo visto un'immagine precedentemente, ma se vado in edit, vedete? Ecco qua. Quelli che sono gli stages, in questo caso ne ho soltanto uno che si chiama dev, ne posso avere molteplici, ognuno di questi stage può avere dei processi approvativi che vado a definire qui, pre-deployment approvals, quality gates specifici, questi qua mi realizzano quello che io chiamavo precedentemente il passaggio al gate successivo, anche completamente in automatico sulla base di delle query a dei sistemi di qualità di Azure DevOps, che possono essere quanti bug ho aperto o qual è la qualità del mio software in termini di test passati, test non passati. Ecco qua la mia delivery pipeline. Guardate come si compone. C'ho la parte quindi di IIS Development, che è il mio job che va a impattare il mio deployment group che si chiama Selenium. Una cosa non vi ho detto: dove si definiscono questi deployment group? Al di sotto della mia pipeline, dove ci sono ovviamente i processi di build e release, avrò anche deployment groups. Io ne ho effettivamente definito uno che si chiama Selenium, vedete? Ecco qua, questo Selenium UI è proprio il deployment group che mi dice quanti e quali macchine e con che tag io ho configurato la mia infrastruttura. In questo caso le macchine sono veramente poche, è una sola che si chiama Selenium. Questa macchina l'ho configurata in infrastructure as a service su Azure, eccola qua, non so se la vedete, è proprio questa macchina qui, nel quale io sono andato ad installare un agent di deployment e poi anche un altro agent che è quello che invece mi realizzerà i test. Vi dicevo, perché ho dovuto installare due agent diversi? Il primo mi realizzerà il deployment dell'infrastruttura, quindi nel caso di IIS mi andrà a configurare IIS e quindi il mio website. Nel caso del database mi andrà a configurare tutta la parte di deployment schema. Invece io qua se ne faccio partire un altro,
configurato, ma è identico, però che deve avere un'interazione con l'utente perché dovrà andare a eseguire dei test da user interface. Facendo run del mio agent, lo sto facendo in questo momento, lui fa uno scanning delle capabilities di questo server, quindi va a controllare se questo server ha tutte le caratteristiche per poter eseguire i task specifici, in questo caso sono task propri di testing e test automation, e in questo momento è in listening for jobs. Scusate. Ecco qua, torniamo sul nostro Azure DevOps Server. Quindi io ho già configurato il mio deployment group. Vedete che nella ritorniamo in editing del mio processo. Ok, ecco qua. Nel mio job IIS deployment io faccio riferimento al deployment group Selenium, quindi a tutte le macchine specifiche che sono inserite in quel gruppo con il tag web. IIS Web App Manage e IIS Web App Deploy sono due task specifici che mi fanno la creazione del servizio di IIS e il deployment del mio website all'interno di questo IIS. SQL Deployment, che vedete che fa riferimento allo stesso deployment group come job, ha però un diverso tag, il tag DB. Quindi vado ad impattare soltanto le macchine che avranno questo tag DB. All'interno, in questo caso la macchina è unica, quindi ovviamente per demo, ma voi supponete sempre di avere un'infrastruttura di riferimento che fa parte del vostro deployment group con diverse macchine, ognuno con diversi tagli. L'ultimo job invece che vado a, il quale sono particolarmente interessato, vedete che va su un agent pool che è completamente diverso e che si chiama default, che è l'agent nel quale io ho configurato quel agent appunto che io ho fatto partire manualmente precedentemente, questo qua, che adesso è in ascolto per jobs. Quando i miei test con Selenium dovranno essere eseguiti e verranno scatenati da questo task specifico che si chiama Run Selenium UI Test, vedete? In questo task, adesso non ve lo sto a descrivere in maniera specifica per motivi di tempo, però vedete che ha delle DLL che va a interrogare, va a chiamare. Queste DLL sono proprio quelle che contengono i test fatti con Selenium in .NET e quindi li andrà a svegliare e andranno a essere ed eseguiti all'interno di questa macchina. Il primo task invece specifico è il Visual Studio Test Platform Installer che mi andrà ad installare, vedete, io posso scegliere anche da che package feed fare questo tipo di attività, posso averne anche uno custom oppure avere anche un network path specifico nel quale io vado a inserire questo package, ma io mi fido ciecamente di NuGet e quindi il sistema all'esecuzione di questo task andrà proprio a chiamare NuGet ed installare questo mio tutto quello che al server ha bisogno per poter eseguirmi dei test specifici, anche in questo caso con Selenium. Per lanciare questo job è molto semplice, creo una nuova release da qui, quindi create a release. Ok, ho poca scelta perché ho un unico stage praticamente, vado a definire quale versione di tutti quei package del quale vi parlavo essere prodotti dal mio processo di build, possono essere molteplici, in questo caso ce ne sono pochi perché il mio ovviamente è una demo, nel caso specifico vado a scegliere la mia versione numero 2018-1116.1 e faccio create. Il sistema mi offre ovviamente un sistema di reportistica avanzato che mi fa capire a che punto è il mio stage e a che punto è il mio processo e la mia pipeline di deployment. Mi dice one in progress e vado a vedere anche quello che succede, quindi a che fase sta, e ho un log interattivo dinamico che mi dice anche cosa sta succedendo di fatto sulle macchine. La prima cosa che fa il mio sistema è un download degli artifact sulla macchina, in particolare in questo caso cosa starà scaricando essendo la prima fase, sta scaricando tutto quello che è il mio package
che poi andrà ad installare il mio IIS specifico, quindi la mia applicazione specifica su IIS, dopodiché farà, adesso devo accelerare ovviamente perché il tempo è scaduto, dopodiché mi farà l'installazione del database, quindi attraverso il mio secondo job che prenderà, quindi si scaricherà il DACPAC, che è la mia unità di deployment che conterrà il nuovo schema che dovrà essere applicato al database, e infine quello che farà il mio terzo job sarà proprio lo scaricarsi di tutte quelle DLL specifiche che contengono gli script di esecuzione di Selenium, e me le eseguirà sul web. Credo che ci vorrà troppo tempo per fare in modo che il mio test arrivi all'esecuzione dei miei test specifici sulla UI. Direi che siamo un po' in ritardo. Chiedo a Giulio, che mi sta sicuramente sentendo, che siamo un po' in ritardino, vero? Va bene, tranquillo, più che qualche minuto. Allora possiamo attendere? Tanto secondo me è proprio una questione di poco. Vediamo un po' a che punto siamo. Ah, beh, qui c'è l'effetto demo. Sì, ma l'effetto demo prima di scena. Eccoci. Avete fame? Non è il tema arancione che rallenta. Eccolo, siamo già a Selenium Test Execution. Quindi, essendo a Selenium Test Execution, vuol dire che ha già fatto il deployment del website su questa macchina specifica, ha già fatto il deployment di SQL Server sempre su questa macchina specifica, perché ovviamente qua ce la stiamo suonando e ce la stiamo cantando. Adesso attendiamo fiduciosi che scatterà la terza fase, ovvero quella di esecuzione dei nostri carissimi Selenium Test. Eccoli che sono partiti. Quindi abbiamo il browser Chrome che si è appena svegliato, sta invocando ovviamente il mio localhost a una porta specifica HTTP dove ho installato preventivamente la mia soluzione. Ora vediamo se parte. Stiamo ancora attendendo. Sono fiducioso, sempre, rimaniamo sempre fiduciosi, anche se con una discreta fame. Ecco che sta partendo, sulla porta 82. Ah, eccolo qua, il nostro Parts Unlimited website, carinissimo. E come vedete adesso dovrebbero partire i nostri test con Selenium. Eccoli qua, va a riempire la colonnina di username e password, effettua una login e poi finisce. Questo era il primo test specifico. Ce ne saranno altri poi in seguito. Vediamo se parte il seguente, che dovrebbe essere un po' più complesso del primo, che riguardava soltanto la login. Eccolo qua. Quindi si rilogga al website, riesegue ovviamente la stessa login, che è uno script shared che io rieseguo ovviamente su ogni test, perché ho bisogno dell'interattività di un utente all'interno della piattaforma. Ecco la login, username e password, fa ancora un test di... Eccolo qua un altro, ce ne sono circa 9 o 10, però insomma, diciamo che il risultato di questa cosa non è tanto l'esecuzione di questi test, come funzionano, ma il fatto di come si è composta la mia release pipeline per fare in modo che questa roba funzioni in questo modo, ovvero l'utilizzo di due agent che sono fondamentalmente lo stesso. Uno però è dedicato completamente al deployment group, ovvero alla installazione del mio prodotto sia nella parte SQL che nella parte di IIS, quindi website, e un secondo agent che io ho dovuto lanciare interattivamente per poter fare in modo che i miei UI testing possano essere eseguiti, e qua lo vediamo in diretta. Questi qua sono un po' più complessi del precedente, che aveva soltanto la fase di login, e che mi comportano un po' la qualità, diciamo, dal punto di vista funzionale della mia applicazione. Quindi due agent propriamente identici, però con degli scopi completamente diversi: uno per l'installazione del deployment group e uno invece per la test execution. Questa è la pratica secondo best practice Microsoft di come dovrebbe essere realizzato una release pipeline. Io direi, se non ci sono domande, la mia sessione sarebbe finita. Ovviamente sono a disposizione, a vostra completa disposizione, ci fossero qualunque tipo di curiosità in merito, altrimenti io vi auguro buona serata e buona cena ovviamente.